gruppo che accoglie un nazista antisemita e nessuno pone una domanda perché è vietato parlarne. Ma dico, ma ragazzi... quattro disgraziati, scusate, alla romana, detto alla romana, ce lo prendiamo con affetto. A questi quattro disgraziati devo andare a chiedere che chiedano scusa a me, quando conosco persone che hanno dato l'anima per il movimento, che per il solo fatto di aver osato chiamare Gian Roberto e chiedergli: senti un po', io voglio dei chiarimenti su sta stronzata che state facendo con Messora a Bruxelles. Si sono ritrovati licenziati, espulsi dal movimento, minacciati. Ma dico, ma vi posso citare decine e decine di eventi. In Umbria sta per accadere una catastrofe, ve la do come notizia, finirà come in Sardegna. Non solo si stanno prendendo delle truffe mostruose per tutta una costruzione finta di nominati per le elezioni, perché a febbraio ci stanno le regionali, c'è la rivolta in Umbria tutti i giorni, voi non avete idea, queste sono cose che vanno affrontate. Allora la scelta è anche linguistica, il movimento deve crescere a livello di comunicazione, basta di usare termini come sogno, ma che siamo, dei ragazzini che viviamo di sogni? Il progetto del Movimento 5 Stelle non può essere un sogno, deve essere un progetto politico, reale, pragmatico. Non si prende il potere per avere un sogno, questo lo fa il Vaticano. Noi siamo laici e quindi abbiamo bisogno di un progetto politico con un programma culturale, una strategia, e chiarire esattamente quelle che sono le mansioni e i compiti. Uscire fuori dalla comunicazione di carattere berlusconiano. Un problema, qual è il problema? Che non abbiamo più visibilità all'interno del nostro movimento, che vive di trasparenza. E loro sono arrivati tra virgolette tardi, ci sono stati eventi gravissimi all'interno della gestione del movimento e noi abbiamo fatto finta di non vederli, a partire dalle elezioni europee, a partire da tutta una serie di iniziative, che i parlamentari dicono una cosa, i senatori ne dicono un'altra, la rendicontazione delle spese, prima andavano a mangiare, se si va a mangiare, prima andavano a mangiare al bar, adesso ristoranti da 150 euro. Ma dentro tutto questo noi dobbiamo ringraziare queste persone, e io sposo sia nei termini sia nei modi che nei contenuti l'azione che hanno fatto. Quindi questo è un più uno a quello che diceva Massimiliano. Io ti rispondo a una domanda. Allora, premettendo che io non sono stata mai d'accordo sulla loro azione, cioè le domande le ho sempre condivise, perché il mio municipio è quello che fece la prima lettera, che poi fu controfirmata da tante persone, non avrei mai fatto la loro azione proprio per paura del danno che si poteva fare all'evento e al movimento. Però loro avrebbero potuto fare un grande danno, invece fortunatamente non c'è stato nessun risalto mediatico a quell'azione. Dopo 10 giorni, guarda caso, è scoppiata la bomba col post delle espulsioni. Allora la mia domanda sorge spontanea: il danno che poteva essere fatto e fortunatamente è stato scampato, perché invece con quel post è stato messo in evidenza? Siamo proprio sicuri che sono loro che non vogliono bene al movimento o tutto ciò che è scaduto dopo? Io non credo che si metta in discussione la figura di Beppe Grillo, perché lui ha sacrificato la sua vita per questo movimento, andando in giro per tutta l'Italia come Casaleggio, Gian Roberto. Però probabilmente ci sono dei meccanismi dietro che o hanno delle strategie bizzarre, io oserei dire alquanto bizzarre, o non si capiscono, perché loro avrebbero potuto fare tanto danno, fortunatamente non lo hanno fatto perché il risalto mediatico non c'è stato. Guarda caso 10 giorni dopo siamo su tutti i giornali. Guarda caso, dopo 10 giorni, all'uscita del post, siamo su tutti i giornali. Allora, il danno, chi l'ha fatto reale? Bastava dare le risposte. Bastava che si ripetesse un'altra volta. Sarebbe ripetuta. Sarebbe stata ancora peggio. Secondo me, lasciamo rispondere. Secondo me...